Cari amici, siamo di nuovo qui nella parte più elevata di Monterotondo Mentana e di nuovo per ricordare la grande impresa garibaldina. Poi diremo altre cosette, ne approfittiamo appunto per dire altre cosette. Per il momento e prima di iniziare a parlare della questione garibaldina che ci sta particolarmente a cuore, voglio farvi vedere un testo. Questo è un lavoro che è stato pubblicato nel 1938 da Enrico Cibelli, Centro Italiano di Studi Americani, i rapporti economici italo-americani dopo la fondazione dell'impero. E infine, leggiamo una frase ovviamente, ce ne dà garanzia lo stesso presidente Franklin. L'intervista mentale diceva, fra le sue prerogative principali, che cosa c'è che vuole realizzare al più breve? E lui dice, l'impero! E infine, ce ne dà garanzia lo stesso presidente Franklin Roosevelt, nel cui libro messo insieme con le sue dichiarazioni durante la campagna elettorale, dal titolo Looking Forward, attingiamo alla seguente dichiarazione con la quale amiamo chiudere questa nostra lettura. Al posto di avventure romantiche, Roosevelt lo dice, che lasciamo dire a Roosevelt chi è Roosevelt. No, lasciamo fare, è più che sufficiente questo. Al posto di avventure romantiche, alla conquista di mercati esteri, noi vogliamo... Roosevelt, capito? Al posto delle conquiste di mercati esteri, Roosevelt. Lasciamo perdere. Noi vogliamo e speriamo sostituire uno studio realistico ed uno scambio effettivo di merci, come oggi con gli obblighi che vogliono sempre no, del trattato privilegiato atlantico, appunto. Noi tenteremo di scoprire, mettendoci d'accordo ad uno con gli altri paesi, ad uno, le cose possibili a scambiare con vantaggio mutuo. E cercheremo di promuovere lo scambio quanto meglio potremo. Loro già dal 1938 stavano preparando gli aeroplani per bombardare l'Europa. L'interscambio economico è il punto più importante della nostra politica estera. Roosevelt, va bene? Quindi noi siamo qui appunto per sottolineare la menzogna costante che c'è nella società e soprattutto da parte di questi potentati, i quali appunto fanno dichiarazioni nel 38, eccolo qua, avevamo appena conquistato l'impero. Ah, tra l'altro, ricordiamoci, una delle ragioni per cui fu conquistato l'impero e fu accelerato il processo per la conquista dell'impero fu il fatto che nel 1936 ci fu una gravissima crisi agricola dovuta soprattutto al maltempo. Questo ridusse enormemente la produzione di cereali in Italia e in altri paesi, per cui noi ci trovammo, come si trovò a suo tempo l'Inghilterra che invase il Sudan perché non poteva più utilizzare il cotone delle piantagioni americane perché gli statunitensi del nord avevano messo il blocco navale, per cui quelli del sud non potevano più esportare in Inghilterra il cotone, e per questa ragione gli inglesi invasero il sud. Cos'era, attorno 1885? No, durante la guerra di secessione. La prima cosa che hanno fatto i nordisti... No, l'Inghilterra che assale il Sudan. Subito. L'Inghilterra dagli anni 60 programma la... Dal momento in cui inizia la guerra. Esatto, programma la conquista del Sudan... In sostituzione della Louisiana. Esattamente, Louisiana e gli altri stati degli Stati Uniti d'America. Stati del Sud. Esattamente. Proprio per questa ragione, insomma, tutte queste cose sono narrate in un libro formidabile di cui si parla Vogliamo poco. Vogliamo parlare della Louisiana? No, al momento no.
No, a meno che tu non abbia qualcosa no, da dire. Sulla Louisiana c'è molto da dire. Dillo tu. Vabbè, no, bisogna fare un discorso ampio. No, vabbè, ma se c'hai qualcosa da aggiungere, poi no. Dopo continueremo. No, vabbè, è troppo lungo. È troppo e la Louisiana è è uno stato molto interessante. C'è stato tutto un affare, una c'è nato triangolazione. Anche, c'è nato anche il jazz, quindi. No, il jazz su matrice napoletana, sì, ricordiamocelo sempre. Esattamente, certo. Non italiana, sì, napoletana, perché i primi ritmi jazzistici sono stati la tarantella. Allora, detto questo, torniamo. I due quarti della quarantella. Esattamente. Della tarantella. Ritorniamo al discorso iniziale. Noi fummo costretti ad accelerare la conquista dell'impero e nella conquista dell'impero, ovvero sia nella conquista dell'Etiopia, accelerammo anche i tempi per, diciamo, in qualche modo compensare l'influenza dell'Inghilterra. No, quello è venuto dopo. Sul canale di Suez. Sì, quello è venuto dopo. E l'Inghilterra ci ringraziò appunto preparando il secondo conflitto mondiale. Perché lì eravamo in un punto troppo strategico. Esatto, potevamo condizionare il canale di Suez bloccando le fonti del Nilo. L'ho detto così di sfuggita, perché spesso si dice l'impero, il Nilo azzurro o il Nilo bianco, vediamo se sei preparato. Il Nilo dunque tu hai ragione, è il Nilo azzurro, perché il Nilo azzurro è quello che cercava anche Livingstone, e dove Livingstone, perché infatti Stanley lo trovò proprio lì alle fonti del Nilo, che stanno nel cuore dell'Etiopia. Allora, torniamo al discorso iniziale che volevo fare. Io mi ricordavo che era vicino al lago Vittoria. Comunque. Vicino al lago Vittoria? Ma non c'entra niente con l'Etiopia. Lì è vicinissimo all'Etiopia. Erano in Uganda, Kenya, quella zona là. È vicinissimo all'Etiopia. No, no. Non ricordo. È vicino al lago Vittoria, certo. Non a caso gli inglesi. L'OM era uno dei affluenti, era l'OMO. Non a caso gli inglesi si impossessarono del lago e gli diedero il nome della grande regina Vittoria. È comunque lì, su un alto piano. Sì, ma in alto. E certo, per scendere per 5.500 chilometri deve esserci un bel dislivello. Sì, appunto. Beh, allora, fermando quello, allora il quadro generale al momento non ce l'ho, se tu vuoi parlare della Louisiana. Possiamo anche parlare. No, ma siamo sempre pronti noi qui. Ecco, bravo. Quelli grandi, un po' più grande. Noi siamo sempre pronti. È troppo piccolo, non entra in dettaglio. No, troppo grande. Vedi, il Sudan è appiccicato all'Etiopia, eccolo qui. Sì, lo so. Per una ragione o per l'altra, in ogni caso la faccenda è questa, che andando con a bloccare l'Egitto, con il mezzo l'Egitto. Andando, no, questo è Sudan e questo è Etiopia. No, e c'è l'Egitto in mezzo. Qui non c'è, il Sudan è qui. Guarda. Il Sudan è qui. Aspetta. Il Sudan è Etiopia, giusto? È attaccato all'Etiopia. Bravo. Quindi avendo in mano. Sì, è sotto l'Egitto, giustamente. Certo. Avendo in mano l'Etiopia, noi potevamo andare a incidere sul Sudan. Perché? Perché il Sudan è stato sempre... Il lago Vittoria, eccolo qua, è a contatto con la maggior parte dell'Uganda. Questo è il lago Vittoria. Sì, fammi vedere. Il lago Vittoria sta lì e l'Etiopia sta qui, eccolo lì. Lo vedi, appiccicato. Ma Livingstone e Stanley stavano al Nilo bianco, al Nilo azzurro. Quello è il Nilo azzurro, il Nilo bianco è quello che va in Etiopia. Comunque, vabbè, uguale, non cambia niente. Questa è l'Etiopia del Sud. Dai, comunque, non fa niente, non è importante. Arrivando, è qui, eh. Ecco, comunque era un paese strategicamente importante l'Etiopia. Appunto per il controllo del Golfo di Aden, sì, del a parte quello, del Mar Rosso, eccetera. È sempre stato relativamente importante, era più importante, a quel punto di vista lì era più importante l'Eritrea,
E non a caso noi siamo andati in Eritrea, e non a caso ci hanno fatto perdere nella battaglia di Adwa, perché è tutto collegato. In ogni caso, siccome io queste cose le ho dette esclusivamente per dire che non è vero che noi siamo andati lì per spirito di imperialismo. Ah, anche c'era anche quello, ma il fatto che noi siamo andati, abbiamo immediatamente costruito delle strade, abbiamo creato delle piantagioni che sono rimaste anche dopo, fin tanto che degli italiani sono rimasti in Etiopia, è vero, poi adesso ovviamente con i vari regimi filocomunisti ti immagini che fine hanno fatto, però praticamente era dovuto non solo, diciamo pure, ha anche uno spirito imperialistico. Stanno continuando ad arrivare qui emigranti, sfollati, perseguitati politici. Evidentemente quindi, dopo la partenza degli italiani, il tutto era aggredito ai livelli che agli inglesi facevano comodo, diciamolo pure. Allora, comunque, questo è un volumetto che mi porto sempre dietro. Ecco qui il mondo d'oggi, e facciamo un piccolissimo excursus sulla stampa. Allora, qui abbiamo uno che è stato proposto come Presidente del Consiglio. A parte i giudizi che si possono dare più o meno affrettati, potrebbe anche essere, come dire, ragionevole la figura di un terzo incomodo tra due persone. Non sarebbe la prima volta che nel mondo c'è stato un triumvirato, e non è detto che questa persona in questa fase sarebbe una persona che deve fare da mediatore tra due linee, due correnti. Non è detto che questa persona nella sua funzione di mediatore non lo possa fare. Io trovo perfettamente logico che ci sia una terza persona quando i due non si possono mettere d'accordo. Il problema è vedere che cosa vogliono quei due, non questa terza persona che tutti si affrettano a criticare. Anche perché, ad esempio, personaggi come Berlusconi probabilmente sono molto più criticabili di quanto non possa essere criticabile questa persona, che a mio avviso, oltre un certo atteggiamento da fichetto, non credo abbia altre prerogative. Oh, qui abbiamo un altro paio di cose molto interessanti. Combatto il tumore con i calcoli matematici. Praticamente cosa è successo? Una persona ultra fortunata ha avuto un tumoraccio al cervello. Una volta operato, lui era caduto nella depressione perché gli avevano detto che si trattava di uno dei tumori che non davano scampo. E il suo chirurgo gli ha detto: faccia qualcosa per reagire, si metta a fare dei conti. E lui ha cominciato a fare dei conti, è uscito fuori una macchina che magari i grandi calcolatori riescono a fare dei conti come li fa lui, moltiplicazione di tre cifre contro altre tre cifre tirate fuori così nel giro di un minuto. Allora, visto che le cose sono così, questo è stato anche coniato un nuovo termine, il termine dei savantisti, dalla parola francese savant, sapiente. Allora, questa parola noi la vogliamo rivendicare, lo vogliamo far circolare, perché è una parola che personalmente a me piace moltissimo. Una categoria di persone che, loro malgrado o a loro insaputa, hanno delle capacità cerebrali che nessun altro hanno. Allora io vorrei... Ma secondo me invece è il contrario, ce l'hanno tutti, ma nessuno sa come utilizzarlo. Ma non il cervello non è usato per circa un decimo delle proprie capacità. Questo è vero, ma questo scatenamento è legato esclusivamente alla esportazione di un gnocchetto così nel cervello non credo che sia sufficiente. Per calcoli di questo tipo. Noi conosciamo personaggi incredibili, ad esempio uno era Giordano Bruno, un altro è stato grandissimo prima che lo ammazzassero, Pico della Mirandola, Giovanni Pico della Mirandola. E queste persone però avevano esercitato in una certa maniera il loro cervello. Questo qui invece automaticamente è uscito fuori sta roba.
Allora io ti proponevo di prendere un trapano e fare un bel buco in testa. Sì, a Matteo Renzi. Forse diventa intelligente. Proseguiamo. Allora, più cari telefoni fissi e linee internet. E questo, cari amici, ve la vedete voi, perché sembrava che le cose dovessero andare meglio. Perquisita la sede all'Italia, si indaga per bancarotta fraudolenta. Finalmente, adesso che sta andando per aria tutto un sistema di carattere fraudolento, esce fuori anche tutto sto discorso sull'Alitalia. Io mi ricordo perfettamente che l'Alitalia era una delle linee preferite al mondo, e veramente i suoi aerei erano sempre pieni di persone che gustavano l'assistenza, la cucina dell'Alitalia. È stata intenzionalmente fatta andare in rovina, evidentemente nell'interesse. Io ho conosciuto uno dei fornitori dei prodotti da edibili che forniva delle porcherie assolute. Quando? L'ho conosciuto, è stato attorno al 90. Era già iniziata l'operazione di 95-96. Sì, era già iniziata l'operazione. E questo aveva uno stabilimento a Pomezia e forniva tutta la parte dei dolci, dei preconfezionati, eccetera, eccetera, da distribuire sugli aerei d'Italia. Era una cosa oscena. Io mi ricordo, rimasi a bocca aperta andando in quello stabilimento, perché io allora mi occupavo di telecomunicazioni, sì, e andavo a vendere servizi alle aziende. Esatto, certo. E andai in questa azienda che mi è rimasta impressa, perché era veramente una cosa inimmaginabile, ignobile. Era iniziata l'operazione di squalificazione e di svalutazione dell'Alitalia, perché questi signori, che sappiamo perfettamente chi sono, avevano avuto l'ordine di svenderla, in un processo che conosciamo molto bene di smantellamento di molte delle prerogative positive italiane. L'altra cosa, con questo concludo la rassegna stampa, il prete, sono andato a letto con lui, ma non ho violentato quel ragazzo, imbarazzo in curia a Milano. Ora, il precedente è conosciuto. No, aspetta, ho letto un articolo qua che la signora Dacia Maraini, l'ultimo libro della sentenza del pro eutanasia contro la sovrappopolazione. Sì. Quando in Italia mancano 150.000 bambini all'anno. Esattamente. La signora Maraini la conosciamo perfettamente. Però importiamo 300.000 sì, negrocci. Così dal migrantes che vanno a spasso in giro per il mondo, questa donna, e noi li raccogliamo. Questa donna ha sempre svergognato il nome di un grandissimo italiano che era il padre, e lo dobbiamo dire. Maraini, che si tagliò un dito e tirò questo dito a un giapponese che lo sfotteva per il tradimento dell'8 settembre. Questo era Maraini, capito? E questa qua la vediamo chi è. Questa gran troia. Questa donna ha dominato le scene. Fortunatamente sono pochissimi quelli che hanno visto i film da lei diretti, e per fortuna meno ancora sono quelli che hanno letto i libri da lei scritti. Con questo, siccome stiamo qui. Però ha vissuto una vita agiata, sì, grazie al supporto del Partito Comunista. Sì, Partito Comunista, Moravia, diciamo così. L'intelligenza di sinistra. Sì, però queste persone, però tu hai detto una cosa giusta. E questi del Partito Comunista Italiano, nella loro idiozia, non si rendevano conto che questi personaggi li sputtanavano e basta. Una delle ragioni fondamentali dello sputtanamento del Partito Comunista è dovuto anche al fatto di questa mediocrità di sì, questi personaggi. E della egemonia culturale basandola su questi personaggi. Sulla mediocrità. Appunto.
Dopodiché... grande successo, perché il pubblico è ancora più mediocre. Sì, ma successo fino a un certo punto, perché non credo che... A un certo punto lui dice, lui, sì, con la L maiuscola, sì, dice, voi vi ho lasciato nel 45 che eravate un popolo di analfabeti e vi ritrovo qui 80 anni dopo... popolo di analfabeti. Troppo bello. Sì, è bellissimo. Troppo bello. Bello. È bellissimo. Suo, proprio, sì, del genere suo. Sì, quel, sì, quella soda caustica, sì, sì, del pensiero, del pensiero, come si chiama? Ermetico. Ah, sì. Pensiero ermetico. Sì. Allora, questo per dire che lui... ieri ha visto il film Sono Tornato, gli è piaciuto molto e vi invitiamo a tutti voi, cari molto, amici, di andarvelo a vedere. Veramente molto bello. Oh. Visto in una maniera molto asettica, sì, molto lucida, e molto... anche ironica, immagino. Ironica e pungente. Oltretutto. Satirica. Immagino. Direi in tutti i sensi, non solo in una direzione. Sì. Direi che lo spirito è sicuramente quello di Leo Longanesi. Quello che dice, sì, sì, dice Mussolini ha sempre ragione, oppure quell'altro, sempre, che lui disse, eravamo nel 1945 e lui, Leo Longanesi, era seduto in un bar, mi pare a Milano, a Roma, passa un noto antifascista e lui si alza e grida, arrestatelo, è un antifascista, in un momento in cui arrestavano ancora i fascisti. Allora, per concludere, diciamo che noi... anche perché sapeva benissimo che gli antifascisti erano più fascisti dei fascisti, come si dimostra ogni piesso spinto. Zitto tu che sei fascista. Sì, appunto, appunto, certo. Classica frase detta nei comitati studenteschi. Certo. Ma te l'hanno detto fino a poco tempo fa. Come Zitto, cercava di parlare pacatamente a un gruppo di teste di cazzo, questi qui non l'hanno fatto parlare. Ti ricordi quella volta che c'era quella manifestazione a Piazza della Repubblica e tu andasti invece da un'altra parte, che poi arrivarono i Black Bloc e distrussero tutto, quella grande manifestazione. Va bene. Allora, per concludere, noi siamo qui a Monte Rotondo, che è una delle ultime tracce dell'eroismo garibaldino. Perché noi siamo garibaldini? C'è una ragione molto semplice. Perché Garibaldi... era mazziniano. No, a parte la politica. Diciamo, appunto, dallo spirito umano. Era un interventista, esatto, era uno che agiva, un, esatto, attivista. Combattente, vincente, rivoluzionario per quanto un fosse po' puttaniere. Giustamente, giustamente, ma soprattutto interventista, nel senso che se noi possiamo dire che... Tipo un ardito, ecco. Cioè, quello, stavo per dire questo. Se noi possiamo dire che c'è stato... in Italia l'esempio incredibile della massa di italiani che si sono fatti arditi e andavano all'assalto con la baionetta in bocca, col pugnale e uno più bombe a mano, laddove il rischio era quello di venire comunque falciati dalle mitragliatrici, significa che questo spirito garibaldino in Italia c'è sempre stato e sempre ci starà. Dico di più, perché è importante che si sappia, le formazioni garibaldine hanno partecipato ufficialmente al primo conflitto mondiale, combattendo in divisa da garibaldina e comandate dai nipoti, due ne sono morti, sui Vosgi, in difesa della Francia contro i tedeschi, e nel secondo conflitto mondiale c'erano delle divisioni di garibaldini comandate dal generale Ezio Garibaldi, affiancate alle truppe italiane che hanno combattuto in Jugoslavia e in Balcania, sfasciandosi poi dopo con la grande disfatta dell'8 settembre. Lo dobbiamo ricordare perché è un'entità quella del garibaldino. Io mi sono sempre domandato, scusa, a questo proposito. Sì. Perché non è stato messo a diciamo in qualche modo a corrente il comando generale, diciamo i comandi generali, diciamo così, no? Per far rientrare le truppe gradualmente in Italia. Perché sennò avrebbero Ma c'era la
c'era l'invasione in atto, avrebbero potuto avere l'occasione buona, la scusante per far rientrare quelli che stavano in Jugoslavia o in Grecia. Ma sì, questi, quei quattro teste di cazzo che appunto chiamiamo i generali Felloni e chiamiamo anche il re Pistoletta, come, mezzo feto, come lo chiamava Ezra Pound, questi sono scappati alla grande al momento opportuno, non hanno avuto, ma non hanno organizzato nemmeno la difesa di Roma, ma più di così, ma che cazzo vuoi fare, che gli vuoi dire a sta gente? E dovevano richiamare moltissimi italiani di Francia, aderirono alla Repubblica Sociale Italiana, la nostra marina e soprattutto i sommergibili situati a Bordeaux hanno aderito tutti alla Repubblica Sociale Italiana e le cose sono state più o meno di questo tipo. Allora, per concludere, siccome quindi c'è qui qualcuno che con uno spirito, diciamo pure di stampo goliardico, perché francamente è una goliardia molto paesana e molto campanilistica, provinciale, ce l'hanno con Garibaldi, perché Garibaldi con la sua spedizione dei Mille ha conquistato lo Stato delle con due Sicilie. Con supporto, diciamo, anche di Rothschild, col supporto della Marina inglese, col supporto di tanti quello che fattori. Voglio far vedere è che siccome questi estremisti... Ma soprattutto con l'apporto di qualcuno che nessuno... all'apparenza buonpensante e buonista attuale potrebbe ritenere che invece è stato un punto fondamentale, come di tutte le invasioni. Se non c'è il traditore interno, le invasioni non si fanno. Esatto. A partire da Furio Camillo. Esatto. Furio Camillo è entrato a Veio nel 396 avanti Cristo perché qualcuno gli raccontò, io ho fatto un libro su questo, quindi sì, lo so, come si entrava? Sono entrati attraverso dei passaggi segreti che conoscevano solo i veienti. Certo. E dei passaggi in cunicoli di un metro di larghezza. Noi ci siamo passati davanti. Dove bastavano quattro arcieri per fermare qualunque armata potesse entrare. Lì c'era quel passo d'obbligo e entravi a uno per volta, per cui c'erano 5, 4, 6 arcieri in fondo al cunicolo che come entravi dentro facevi un mucchio di carneficina, sì, e li finivi, li pigliavi per la testa e li tagliavi con gli occhi. Quindi il discorso è questo. Esatto. In ogni epoca, in ogni assalto, in ogni assedio c'è il traditore. In una bellissima rivista di quelle che ormai si trovano regolarmente in edicola e sono a diecine, una più bella dell'altra, mi pare che si chiami History Historic, una cosa così, c'è una bella descrizione dell'invasione della Sicilia, dove si dice chiaramente che l'invasione è avvenuta con il contributo fattivo della mafia. Assoluto, perché esatto, se non c'era la mafia non sarebbe avvenuto, esatto, probabilmente lì e in quel modo. Esatto, esatto. Probabilmente sarebbe avvenuto sicuramente, ma non lì, e sarebbe avvenuto semplicemente a Salerno, per esempio. Esatto, certo, certo. Benissimo, le cose stanno proprio così, ma loro volevano mettere le mani sulla Sicilia, tant'è vero che dal 1943 a oggi... La 53esima bandiera, non solo, 52esima bandiera. Questo ci hanno creduto gli indipendentisti siciliani, i quali hanno fatto tutti alla fine... Come quel testo di cazzo di Salvatore Giuliano. Naturale. E c'è in questa rivista, sono due bellissime fotografie, una di Lucky Luciano e l'altra di Calogero Vizzini. Il bello, vi consiglio... Però non c'è mai un certo Bernardo, che era quello più importante. Come mai non si faceva mai vedere? Non si faceva vedere perché non doveva essere visto. Ma fomentava da sotto. Ma guarda che il nome Bernardo ha incominciato a girare, noi sono circa 2-3 anni che lo facciamo girare, ma ha incominciato a girare in questi giorni, andate a guardare, cari amici, su internet e vedrete che questo nome... Beh, c'è qualcuno che dice chiaramente che si deve rimettere l'amico, sì, figlioccio. Sì, ma non lo farà mai, visto che sta lì proprio per condizionare la situazione. Ma nel non senso lo so, che finché, diciamo, fino a che può reggere. Sì, vabbè, vediamo, magari. Allora, siccome... Nella diga, basta che esce Hansel e Gretel, no, il buchetto del dito. Se non ci metti il dito nel buchetto, la diga crolla.
sì, anche da un pisciarello di, ma su questo siamo d'accordo, di acqua, capito? Infatti i cambiamenti veri, cari amici, si vedono, hanno messo a distanza di decenni, hanno allontanato la Littizzetto, e questo già è un colpo eccezionale. Ma non vedevo ora, nullità volgare. Dopodiché, avendo allontanato il supporto, cioè Sancho Panza, adesso se la stanno prendendo con Fabio Fazio, con Don Chisciotte. Don Chisciotte. Allora, Alonso Chisciano ha detto il buono. Allora, giusto. Allora, io mi chiedevo e mi arrovellavo e dico, ma come faranno per togliersi dai piedi Fabio Fazio? E invece è stato semplicissimo. 6 milioni di euro, sì, in due anni, sì, 2017-2018. L'operazione è stata semplicissima. Hanno incominciato a investigare per quale ragione lui ha ricevuto questi soldi. E allora noi ne vedremo di delle molto belle, interessanti. Di molto interessanti. Dopodiché io vi faccio vedere questo testo, perché poche persone lo sanno. Questi, è vero, borbonici in ritardo di un secolo e mezzo, che parlano tanto bene della monarchia borbonesia. No, ricordiamoci che i Borboni hanno regnato su quasi tutta Europa, non solo, quindi sono esenti da carneficine, omicidi, stragi. Ah no, perché non ha fatto, ma perché non è stato un Borbone quello che ha impiccato, dopo aver promesso la libertà ai capi della Repubblica Partenopea del 1799, dopo che gli ha promesso, certo, la vita, come sono usciti, certo, dal castello dove si erano asserragliati, li hanno presi e li hanno impiccati, no? E lì c'erano fior di persone, c'era anche un grande costituzionalista che si chiamava Pagano, capito? Questi qui tutti belli impiccati così come niente fosse. Allora, no, ma il bello è che non ne parlano mai gli amici mai meridionalisti. Mai. Allora, parlano solo dei Borboni che c'erano la banca Rothschild, sì, anche lì. No, qui che la banca Rothschild con 200.000 pezzi d'argento, come se i Rothschild inglesi fossero dell'altra razza. Appunto. Che finanziavano i Savoia. È appunto. Allora, no, bisogna dire che i cinque figli di Rothschild, l'originario, si sono diffusi in tutta Europa e finanziavano tutti contro tutti. Esattamente. Quindi quando i Rothschild di Inghilterra finanziavano i Savoia e i Rothschild di Napoli finanziavano i Borboni, sempre a loro arrivavano i soldi. Esattamente, che perdessero o vincessero, erano comunque vincenti in ogni caso loro. Esattamente. E questo e si spartivano il malloppo, dove dice Orazio. Con gli amici. In famiglia, perché in famiglia, certo. Il malloppo in fra famiglia. Fra cugini, certo. Perché a tutt'oggi Rothschild non è quello che comanda con l'interpretazione di un solo impiegatuccio che si chiama Macron l'intera Francia, e non è caso che è uscito in campo quando c'era il rischio che in Francia vincesse la Le Pen, non è un caso. Allora vi leggo due o tre noterelle di questo, perché voi sappiate quanto erano candidi e quanto erano meravigliosi questi borbonici sostenuti dai legittimisti cattolici. Ecco fatto. Allora, la prima cosa che dobbiamo dire è che l'autore di questo capitolo ha scritto che lui è riuscito a trovare solo nel 1935, fascicolo secondo di questa collana, Pensiero del Risorgimento, solo nel 1935, cioè circa un secolo dopo, è riuscito a trovare gli atti della riunione del Consiglio dei Ministri dell'ultima fase del Regno Borbonico, i verbali delle sedute dell'ultimo Consiglio dei Ministri Borbonico. Ricordiamoci che il signor Garibaldi in quel momento lì era facente funzione di dittatore. No, non era ancora arrivato. Oh! No,
quello che ho letto io. Spesso. No, quando Garibaldi è arrivato, ha fatto la dittatura. Certo. Oh. Però questo è ancora il governo. Ah, vabbè, non pensavo che... No, assolutamente. I verbali delle sedute dell'ultimo consiglio dei ministri borbonico e del primo della dittatura. Avevo capito bene allora. No, perché questo è il verbale, quello che mi interessa di leggere. Ho capito. È quello dei borboni, che cazzo me ne frega, certo, quello che ha detto certo, prima. Certo. L'incarico di formare il nuovo ministero fu affidato al commendatore Antonio Spinelli, con atto sovrano del 25 sarà mica stato il parente uno, Spinelli. Uno dei Spinelli? Uno Spinelli sicuramente, tra l'altro anche mio cognato è uno Spinelli. È il rappresentativo del regno in armonia con i principi italiani e nazionali. Così, con decreto del 27 giugno, Giacomo De Martino, incaricato di affari presso la Corte Pontificia, ebbe il portafoglio allora, a chi hanno dato il portafoglio degli esteri? A chi aveva rapporti con la Corte Pontificia. Appunto, allora, chiariamo come stanno... Normale, così. È quello che voglio leggere. Guarda che i Borbone sono sempre stati, come i francesi, i protettori del papato. Ma siamo perfettamente d'accordo. In epoca più moderna. Sì. In epoca più antica erano quelli che cercavano sempre di fregare un po' di roba. Sì. Un po' di territorio. Gregorio Morelli, procuratore generale del re presso la Gran Corte Criminale di Salerno, quello di Grazia e Giustizia. Nicola Caracciolo, principe di Torella, quello degli affari neoecclesiastici, con l'interim dell'istruzione pubblica. Quindi all'epoca l'istruzione pubblica era strettamente collegata con gli affari ecclesiastici. Sì, quindi, perché la cultura era principalmente affare degli ecclesiastici. Controllata in maniera chiara dagli affari ecclesiastici. No, in maniera restrittiva. Certo, è ovvio. Tu potevi, così come oggi accedi alla cultura solo se sei un bambino per bene, bravissimo, osservante della dottrina. Così come oggi il dicastero dell'istruzione è stato dato a una scassa cazzi che si chiama Fedeli, all'epoca almeno un minimo di consuetudine con la sacra dottrina ce la dovevi avere, almeno, no? Nicola Caracciolo, l'abbiamo detto. Giovanni Manna, quello delle finanze. Federico Del Re, controllore generale della Regia Tesoreria, quello degli interni e della Polizia Generale. Attenzione, hanno dato gli interni al controllore generale della Regia Tesoreria, cioè quello che aveva in mano la polizia e il controllo della popolazione, e quello che aveva anche in mano le chiavi del tesoro. La finanza. Il maresciallo di campo Giosuè Marina, il viceammiraglio Francesco Saverio Garofalo, quello della Marina. Il marchese Augusto La Greca, quello dei lavori pubblici. Durante la indisposizione del Manna, la firma per il suo dicastero era stata data alla La Greca. Di poi, il 14 luglio, il Del Re fu sostituito, vedi caso, con Liborio Romano, già prefetto di polizia, ed il Ritucci dal maresciallo di campo Giuseppe Salvatore Pianelli. E finalmente il 20 luglio il Morelli cedette il posto ad Anton Maria Lanzilli, procuratore generale del re presso la Gran Corte Criminale di Napoli. Quanto ai direttori, Paolo Versace, vedi che abbiamo sempre un Versace in un modo o nell'altro, lo fu del Ministero degli Esteri, decreto del 30 giugno, Carlo De Cesare delle Finanze, idem del 6 luglio, Salvatore Carsonelli, barone di Letina, dei lavori pubblici, Michele Giacchè, degli interni e polizia, eccetera, il brigadiere Clemente Fonseca,
della guerra, il capitano di vascello Michele Capecelatro della Marina. Ma quello che in questo momento ci interessava, poi riprenderemo il discorso altre volte, perché io ho iniziato semplicemente adesso dicendo che in questo incarico del nuovo Consiglio dei Ministri siamo al 25 giugno 1860. Garibaldi non era proprio ancora alle porte, ma c'era molto vicino, e danno giustamente l'incarico degli interni a una persona che se ne intende, Liborio Romano. E chi era Liborio Romano? Il capo della Camorra. Adesso qui chiudiamo e poi vedremo quali altri incarichi furono dati a Liborio Romano fino al tempo in cui Garibaldi, quando arrivò e fece la dittatura, perché si chiama dittatura quando tu al posto di un governo ci metti una persona sola, si chiama dittatura, e si trovò tra i piedi Liborio Romano, il quale giustamente da buon camorrista gli aveva garantito la sicurezza, il controllo della popolazione. Infatti aveva affidato ai capi camorristi il controllo per quartieri della popolazione, in modo che nessuno si muoveva. Ti immagini, ti metti contro la Camorra, non si mettono contro la Camorra oggi? La Camorra se l'ha presa, io ho fatto adesso una rassegna su Facebook ricordando per quale ragione Tortora fu condannato, perché si è permesso di snobbare la Camorra, e quindi immagini, no, come stanno le cose. E questo per dirvi, cari amici, che intanto di legittimo nel governo dei Borboni non c'è proprio assolutamente nulla, che i legittimisti mi fanno ridere, e che Garibaldi a questo punto di vista aveva ragione. Anzi, se fosse stato Garibaldi io, sai quanta gente facevo fuori. E invece, poveraccio, gli hanno tarpato le ali anche qui. Dopodiché, cari miei, non solo, quando lui morì voleva essere bruciato, e nemmeno l'hanno bruciato, per fare un favore al Papa, immagino, perché scusa, chi poteva contrastare il rogo? Beh, ricordiamoci che lui era senatore anche in Francia, oltre che senatore, certo, in Italia. Certo. Cioè, evidentemente la doppia nazionalità, e la sfruttava abbondantemente. Ma lui aveva la doppia nazionalità anche perché era nel sardo, e quindi è nato che Nizza era italiana, certo, ed è morto che Nizza era francese. Dopodiché, per il momento, cari amici, noi vi salutiamo, ma continueremo ad illustrare le iniziative e le misure prese da questo governo. È passata insieme alla Corsica nel 1765. Nizza è stata data alla Francia per ringraziare la Francia. 58-59, vero? Sì. No, 58-59. Secondo conflitto mondiale, sì. Seconda guerra di indipendenza. Esatto. E se no il Napoleone III non entrava in Italia. Dopodiché, cari amici, laudetur priapus. Solo! Ne abbiamo dette anche tante.